Thank you.
questo piangere. Piangere. Piangere.
Grazie!
molto bello ritrovarsi finalmente in Salento. Grazie per la solita calorosa e incredibile accoglienza. Oggi sono riuscito a fare anche il mio primo bagno della stagione. Grazie Salento! Sarà raggiungerti.
raggiungerti insieme a me, e anche in tutti quelli giorni dove potrò rincorrerti in ampi spazi senza pericoli. Quanta se ne vivono? No, io due.
Ma va a far su. Stai calmo, stai sicuro come San Leonardo. Ha già fatto la prima compara dei 70 cristiani. Francesco, si chiama Francesco. Ha fatto il primo bagno. Oggi a qua è stato? E noi pure. Facile avere un minuto solo per leggerti, io non lo so, meno adesso non avrei più paura, giorni interi a contarci vividi, come bella Milano d'inverno, forse domani nevica, forse meglio se restiamo a casa, sveglieremo la città. L'alba fredda delle sei e vivere la sola cosa che ci viene bene. Tutto il resto non conta, siamo in piedi un'altra volta. Hai visto? Bravo. Cambia, le mani che si cercano nel buio, il mondo cambia, promesse che non durano un minuto e tutti i calcoli inutili, sei tu che pensi di essere diversa, ma è il mondo che cambia.
è il mondo che cambierà. We'll be right back.
che giustamente hanno il telefonino, nei nostri tempi non c'era, ma usarlo per forse è la cosa più bella che il telefono, che non è mettere i propri figli sui social, questo è molto negativo, non è strippare con tutte le bocche un po' finte, tutte quelle finzioni là, non è per la bellezza dei falsi valori che ci danno, delle false felicità che ci danno da rincorrere in continuazione per poi togliercene e darcene altre e rendere tutti noi, compreso anche me, degli schiavi fondamentali. Ma la cosa utile qual è? La luce. La luce. Accendete ste luci per piacere. Grazie. Che fa parte dello spettacolo, perché voi siete lo spettacolo, stasera. Guarda quante meravigliose stelle, chissà quante storie ci sono qui. Ognuna di queste stelle quante storie avrà da raccontare. E mi piace pensarla così quando penso a dove cazzo è finita la gioia delle cose semplici. Dov'è? Dov'è? Contento, chissà se poi sono io quello allo specchio. Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi, ricambiati per potermi poi sentire socialmente in pace con il mondo e con il mio quartiere. Chiedimi se dove sto, sto bene, se sono felice, chiedimi qualsiasi cosa vuoi, cosa che mi dici? Grazie. Ottimo tutto, eh? Mi piace Rosalento. Grazie. Eh? Mi piace Rosalento. No.
Dedico canzoni sempre per un concetto a volte no sociale, perché d'altronde si fa tanta filosofia ma poi alla fine di socialmente utile c'è ben poco, anzi socialmente stiamo regredendo, sembriamo sempre più bestie invece che esseri umani. Questo è
Molto bravo. Bravo, bravo. Insegnano ai nostri figli la storia, ma poi insomma serve praticamente a un cazzo, perché fanno, cioè se non ci parliamo tra di noi, generazioni, non c'è un punto in comune per abbracciarci, coinvolgerci e spiegare e renderci conto che anche noi abbiamo fatto insomma degli errori, quindi dobbiamo spiegarlo ai nostri giorni. Però bene, oggi vorrei dedicare questa canzone, è una canzone che ci ha reso famosi, la prima che ci ha reso conosciuti, no? E questa canzone è uscita nel 2003, quindi molti forse non erano ancora nati, ed è stata scritta ancora prima, ed è stata dedicata ad una persona speciale, veramente immensa, immensamente Giulia. Io mi ricordo che c'è stato un momento, vi racconto un piccolo aneddoto, che mi ricordo all'epoca mi chiedevano: ma perché, cosa vuol dire lucente armonia, no? E io mi incazzavo, dicevo: come fanno a non capire che cazzo vuol dire lucente armonia? Però poi effettivamente mi sono reso conto che per capire cosa volesse dire lucente armonia bisognava conoscere Giulia. E Giulia purtroppo questa mattina è venuta a mancare, ed è una parte del mio, del nostro cuore, che viene meno, scusate. Vorrei che gliela facessimo sentire, ok? Brindiamo a lei. Brindiamo a Giulia, tanto a tutti noi, a noi, a me personalmente, mi penso anche a tante generazioni, questa canzone ha dato tanto. A Giulia! Mi aiutate, vero? Che ho la voce un po' rotta, scusate, l'emozione. Troppo giovane. Thank you.
Scusate per l'emozione. Grazie. Sai accendermi
Ok, bella gente, ora finalmente vi facciamo quella bella, sì sì, spesso accade, se un giro ci fa, no Francesco, quando ci fai quella bella, dopo un'ora e mezza di cagate mi sembra giusto fare quella bella, ora ve la facciamo. Grande, oddio Marcello. No, ma io sono passato anche un'estate a Taviano, ho fatto 2 mesi. No. Fa. A Leuca. No, a Taviano. Io ho degli amici italiani. Leuca. Dice, oh, quella bella. Francesco. Anzi, magari alcuni sono qua, vero? Cioè, qua. Gli amici, adesso sono gli amici. È vero, siamo tutti amici, che cazzo sto dicendo? Grazie per il calore umano. Bravo. È vero, siamo tutti amici. Ma che cazzo. Bravi, fatevi un applauso. Io ve lo faccio a voi, bravi. Grazie. Che bel popolo che siete stupendi. Ok. Dai con quella bella. Daniela, io non ho potuto. Mamma mia. Che siamo fragili e guardando le foto ricorderai quei giorni di quiete, sapevo che te ne andrai, ma io avendo paura non ti cercherò.
Ci siete? Ci siete? Ladies and gentlemen! Allora vi presento una persona che mi sopporta e guarda le mie chiappe da 32 lunghissimi anni, che però sono andati volati, vero? Ci siete? Ci siete? E allora, il motore della band, la batteria, Mr. Boogie Fucking Boogie! We'll be right back.
Perfetto anche così. Ci credo che quasi.
Cazzo, sì. D'altronde, cioè adesso, chi non ha peccato scaglie le prime pietre, tutte addosso su di me, infatti. Così. Fatelo dire, cioè, stesso, se lo dite tutti insieme mi sento veramente un coglione, cioè sbagliato. Dico io. Così. Ancora anche. Sbagliato! Sbagliato! Un grazie speciale va ad ognuno di voi qui presente questa sera e un grazie ovviamente ai nostri tecnici, i veri eroi, gli operai della musica. Grazie ragazzi, ci vediamo in giro, ok? Le vibrazioni!